sul nostro territorio abbiamo dovuto gestire da un giorno all'altro questa emergenza. Abbiamo avuto la comunicazione dell'arrivo di 20 richiedenti asilo nella frazione di Castellana in una struttura privata e l'amministrazione comunale ha fatto la sua parte, ha cercato di mettersi a disposizione e di capire quali fossero le migliori modalità per poter appunto sia accogliere queste persone sia evitare problemi con una piccola collettività qual era quella della frazione di Castellana. In realtà poi dai nostri controlli però abbiamo verificato che l'iniziativa dei privati che propongono le strutture a volte non è perfettamente in linea con le norme che prevedono dei requisiti specifici, igienico-sanitari, di agibilità e quant'altro. E devo ringraziare in questo senso la Prefettura che a seguito delle nostre segnalazioni in ordine ad alcune anomalie si è subito attivata per tutelare sia il rispetto delle regole sia anche gli ospiti che diciamo, dovevano comunque avere assicurato un'assistenza decorosa. Quello che preoccupa è questo, è che i sindaci vengono esposti a cose fatte e contravvenendo a quelle che erano state tutte le indicazioni provenienti dai tavoli di confronto con l'ANCI di un coinvolgimento preliminare delle amministrazioni comunali, si ritrovano da un giorno all'altro ad affrontare problemi che per una piccola comunità diventano davvero importanti e poi si creano inevitabilmente delle difficoltà a gestire questa attività. Rilasciare all'iniziativa dei singoli privati la gestione dell'emergenza come questa è davvero un brutto segnale da parte della politica e quindi ben venga l'iniziativa, in questo caso il Gruppo di Forza Italia, ma noi sindaci auspichiamo che sia l'intera classe dirigente regionale a farsi carico dei problemi dei sindaci e a riportare alla corretta gestione e al confronto tra le istituzioni questo che è un problema che comunque va affrontato nel migliore dei modi. Non vorremmo disperdere il grande lavoro fatto in passato nella gestione dell'immigrazione che per quanto ci riguarda funziona e funziona molto bene e vogliamo continuare così. Quindi maggiore coinvolgimento, maggiore partecipazione e non lasciare alla speculazione privata la gestione di questo importante fenomeno.